Lasciamo. Guarda dentro. Prego. Riaprono alla pubblica fruizione tre beni di altissimo valore storico, artistico, culturale e monumentale della città di Sciacca, che da ieri sera sono visitabili regolarmente, non più occasionalmente. Si tratta della torre campanaria della chiesa di San Michele, riaperta dopo tanti anni grazie al progetto Le Vie dei Tesori, della chiesa della Badia Grande e del museo diocesano attiguo alla Basilica Maria Santissima del Soccorso. L'apertura di questi tre siti rientra nell'ambito di una convenzione che l'Arcidiocesi di Agrigento ha sottoscritto con il Museo Diffuso dei Cinque Sensi attraverso un accordo siglato da Viviana Rizzuto, presidente del Museo dei Cinque Sensi, e Don Giuseppe Marciante e Don Giuseppe Calandra, rispettivamente parroci della matrice della Chiesa di San Michele. Ieri sera l'inaugurazione presso la Chiesa della Badia Grande alla presenza delle autorità cittadine. Con questa sera inauguriamo l'apertura di tre nuovi siti culturali e l'emozione è grande anche perché ancora una volta ad aprire questi beni sono, grazie all'Arcidiocesi di Agrigento che ci ha dato fiducia, è la comunità, una comunità che si è messa insieme, che crea cooperazione e che ha voglia di rendere fruibile la bellezza del proprio territorio. E il risultato per noi è grande proprio perché riteniamo che sia la prima volta che a Sciacca ci sia un'offerta culturale permanente, integrata e permanente e così ampia. Ai tre siti, ai tre musei già fruibili, il Castello Incantato, il Castello Luna e il Museo del Sapone, oggi dopo solo un anno di attività del Museo dei Cinque Sensi si riaprono quattro beni culturali di grandissimo valore identitario, storico, artistico, culturale. Le grotte del Monte Cronio, aperte già da un anno con grandissimi risultati, un grandissimo successo, e adesso alle grotte affianchiamo anche l'apertura della Badia Grande, della Torre Campanaria con degli spazi museali che andremo piano piano ad allestire, anche e soprattutto grazie al contributo delle associazioni che fanno parte del Museo dei Cinque Sensi e il MUDIA, che racchiude il valore dell'arte sacra, il valore anche del corallo. Tra l'altro proprio la parte del MUDIA sarà curata essenzialmente dal Consorzio del Corallo, che si è messa a disposizione proprio per prendersi cura di un museo da un valore proprio per chi opera nel mondo del corallo così importante. Stasera si aprono questi siti che a me piace chiamare bellezze di Sciacca, come la chiesa dell'Itria, anche il campanile di San Michele. E ovviamente l'amministrazione, come abbiamo sempre detto, siamo sempre per l'apertura di queste bellezze di Sciacca, per renderle fruibili ai cittadini e ovviamente ai turisti. Ovviamente questo significa anche rendere Sciacca appetibile ai turisti, appetibile a chi da fuori vede che Sciacca è un paese pieno di bellezze che ovviamente vanno valorizzate, vanno aperte, rese fruibili. E riteniamo che, come abbiamo sempre detto, una sinergia tra l'amministrazione, il comune e le associazioni possa sicuramente essere utile per arrivare a quello che è proprio mettere in risalto tutte queste bellezze artistiche, architettoniche di cui Sciacca è piena e che secondo noi vanno assolutamente valorizzate. Questi gli orari di apertura. La Badia Grande ed il Museo Diocesano dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30. La Torre Campanaria dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30. A garantire gli orari di visita saranno i responsabili del team accoglienza del Museo dei Cinque Sensi, coadiuvati dai componenti delle oltre 40 associazioni della rete. Ma l'iniziativa vede anche il coinvolgimento di commercianti, imprenditori, comitato di quartiere e strutture che operano nella zona, tutti animati dal desiderio di riappropriarsi della bellezza dei luoghi. La cosa bella è che già adesso vediamo che attorno alla riapertura di beni culturali si sta creando nuova coesione sociale. Faccio un esempio.
Il bar Oscar si è messo a disposizione questa sera per chi fruisce, per chi entra in questi siti, offre con un prezzo speciale la granita in modo da poter proprio connettere quello che c'è in questo quartiere, quindi la possibilità di visitare dei siti culturali, ma anche la possibilità di mangiare, bere bene e bere, diciamo, bene all'interno dei bar che animano questo quartiere, così come la possibilità anche di riempire le strutture ricettive che fanno parte di questo quartiere. Quindi bellissimo il concetto di aprire siti culturali, ma anche di creare coesione, creare comunità attorno a questi siti. Ricordiamo per esempio che la casa di cura Giglio ci ha permesso, si è offerto di abbellire diciamo questi siti con delle piante che acquisteranno loro, ma soprattutto che verranno poi curate dalle persone che sono ospitate, diciamo, dal Giglio. Quindi queste persone acquisiscono anche un valore sociale ancora più grande, no? Perché si mettono a disposizione proprio della comunità di Sciacca e tutelano un quartiere. Loro, insieme anche al quartiere di San Michele, che si sono messi a disposizione, acquisteranno piante e saranno tra i custodi più importanti ripeto, non solo di questi siti che stiamo riaprendo, ma proprio del quartiere in sé, così come tutte le altre associazioni grazie alle quali riusciamo ad aprire, perché i siti saranno resi fruibili grazie al responsabile del Museo dei Cinque Sensi, che saranno sempre accompagnati dalle associazioni, dalle oltre 40 associazioni che fanno parte della rete del museo, che sono diventati custodi dei beni comuni.